c'era il rischio davvero che questa edizione non si facesse, visto che altri soldi non ne arrivano. Siamo qui, abbiamo deciso una formula di festival diversa dal solito, quindi non più due concerti per sera che avrebbero pesato troppo sulle casse, ma nello stesso tempo un concerto è gratuito, perché pensiamo che la crisi tocchi gli organizzatori dei festival, i musicisti, ma anche il pubblico, e quindi un concerto gratuito servirà ad avvicinare il pubblico a questa musica. Cominciamo con un omaggio a Massimo Urbani, e a questo proposito è anche significativo ricordare che Massimo Urbani fu il primo musicista che salì sul palco del Clusone Jazz Festival nel 1980 alla guida di un quartetto. Abbiamo voluto omaggiarlo perché è stata una figura veramente che ha attraversato la scena del jazz col suo talento, con la sua capacità. Abbiamo detto e scritto anche con la sua fragilità. Nell'incontro che c'è stato oggi con Claudio Sessa e Carlo Verri è servito proprio a sviscerare anche questa persona. Quindi, oltre a ricordarvi che a parte domani, da martedì a sabato, gli appuntamenti di questa edizione Clusone Jazz occuperanno tutta la settimana, e non sto qui a elencarveli, perché tanto ognuno di voi va sul sito dell'associazione e li trova descritti. Vi lascio a questo concerto, questo omaggio a Massimo Urbani, alla sua musica, alla sua figura, e quindi Tacla Jazz Quintet suona Massimo Urbani. Thank you.